bilancio del sindaco per il suo ultimo San Bassiano, per il ponte e per la città, ha fatto tutto il possibile. Primi San Bassiano alle associazioni benemeriti della città, assegnate anche il premio Cultura e il premio Bassano. Il vescovo sull'immigrato assunto per avere restituito il portafoglio, l'onestà fa la differenza. Bassano 1903, Cartigliano a caccia di rivincite contro chi li sconfisse nel girone di andata. Il branco di lupi in territorio di Bassano colpisce ancora, questa volta sbranata un'asina. La procura di Roma indaga per sequestro di persona su Luca ed Edith mentre si parla di richieste di riscatto. Buonasera e ben trovati a questa edizione di TG Bassano, naturalmente auguri a tutti i bassanesi e a Bassano stessa, perché oggi è San Bassano, quindi la grande festa del patrono, e naturalmente anche il momento di fare un po' il bilancio su quello che la città ha fatto e farà nei prossimi mesi, il prossimo anno, e soprattutto in questo caso anche il bilancio, perché il sindaco sta chiudendo il mandato. Ma noi ci colleghiamo con la sala Jacopo a Ponte con la nostra Barbara Todesco. Buonasera Barbara. Sì, Angelo, è in corso proprio in questo momento l'appuntamento tradizionale con la cerimonia del San Bassano. Siamo arrivati proprio ora all'assegnazione dei premi, partendo dai benemeriti dei premi San Bassano, in una cerimonia funzionale come quella di quest'anno. Tantissimi bassanesi infatti che sono voluti essere presenti questa sera qui in Sala da Ponte, e che dalle 16.30 sono qui proprio per ascoltare i discorsi degli amministratori, per applaudire i bassanesi premiati in questo 2019. Parliamo piano perché, come vedete alle mie spalle, proprio ci stanno assegnando in questo momento i premi, a farlo il sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, che, ricordando come questo sia al momento insomma il suo ultimo San Bassano da primo cittadino, ha voluto dire grazie ai bassanesi, ma ha voluto anche ricordare cosa è accaduto in questo ultimo anno, partendo ovviamente dal ponte. Noi abbiamo incontrato il primo cittadino pochi istanti prima dell'inizio di questa cerimonia. Il ponte vecchio è quello che è stato chiamato anche il grande malato, sono ripartiti i lavori, lei ha dichiarato che è stato pronto sempre a far tutto per questo ponte. Lei si sente di dire che ha fatto tutto per questo ponte? Ma direi assolutamente di più, forse anche più di tutto, nel senso che ci siamo caricati sulle spalle, anche senza averne responsabilità, dei ritardi causati da una parte della giustizia amministrativa che ha cambiato parere in maniera abbastanza importante, poi soprattutto di una ditta che ai noi non ha fatto quello che doveva fare. Esattamente un anno fa io dissi ero pronto a tutto, a qualsiasi cosa per il ponte, e infatti finita la finestra invernale lo scorso anno abbiamo stracciato il contratto sapendo che si rischiava molto, perché stracciare un contratto e cercare poi di passare un'altra ditta significa infilarsi dentro in percorsi che possono durare anni di stop, perizie e controperizie. Un po' di fortuna e il massimo impegno hanno determinato invece che a distanza di alcuni mesi si sia ripartiti con i lavori, ed è sotto gli occhi di tutti che il ritmo del cantiere è tutta un'altra cosa rispetto a prima. Poi messaggio che vuole lasciare a fine mandato? Sì, credo proprio di sì. Molti mi chiedono quali siano le maggiori, più importanti esigenze della nostra città. Io rispondo sempre, ce ne sono parecchie, legate voi alla viabilità, voi al recupero di alcuni edifici, voi all'implementazione di qualche attività in particolare. Però l'esigenza più importante, che vedo leggermente a rischio, perché non ho una visione drammatica della realtà, è che corriamo il rischio di perdere la gioia, il favore nei confronti di rapporti personali, e soprattutto anche dei corretti rapporti personali. La politica nasce innanzitutto in rapporti corretti, nei comportamenti e anche nel linguaggio. Quando invece si alzano muri o si tende a criminalizzare l'avversario, lì si pongono le pietre d'inciampo che sono pericolose per il nostro futuro. Alle pari opportunità. Ma c'è una dedicata soprattutto
alla cultura e accanto all'assessore proprio alla cultura della città di Bassano Giovanni Cunico, a sedere sul palco è stata la direttrice del Museo Civico Chiara Casalini, che ha affidato tra l'altro un video anche un po' il riassunto di quello che è stato il 2018 della cultura cittadina. Chiara Casalini poi è salita sul palco dicendo di voler fare dei musei di Bassano del Grappa un progetto decisamente ambizioso, ovvero il secondo museo della nostra regione dopo quello di Venezia. Anche in questo caso Chiara Casalini ai nostri microfoni, sentite cosa ci ha detto. Noi abbiamo Canova, abbiamo Jacopo Bassano, abbiamo questa importante collezione di Dürer e valorizzando queste opere riusciremo a trasmettere la loro importanza. È chiaro che con le dovute proporzioni, sia di dimensione che anche di quantità di opere, noi dobbiamo cercare di mantenere il nostro equilibrio, però questo non significa evitare di puntare in alto e di far conoscere a livello nazionale l'importanza dei musei della città. C'è davanti una sezione che è in via ormai di ultimazione dedicata proprio alla parte storica bassanese. Sì, c'è una parte stabile del museo che verrà dedicata alla storia della città di Bassano. Non sarà una sezione storico-artistica, ma puramente storica, che racconta l'evoluzione della città dalle sue origini fino alla seconda metà del Novecento. Per cui potremmo capire come è nata Bassano, come si è sviluppata socialmente, urbanisticamente ma anche economicamente attraverso un percorso cronologico. Percorso è la parola che bisogna utilizzare anche quando si parla di arte, soprattutto quando si parla di arte e di cultura, perché bisogna correre dietro i tempi e quello che sta facendo il Museo di Bassano e che deve fare il Museo di Bassano. Sì, quello che vogliamo fare noi è esattamente questo, partire dalle tradizioni per cercare di guardare avanti. Ovviamente la cerimonia che si sta svolgendo qui in Sala di Ponte, l'appuntamento come dicevamo per premiare i bassanesi, quest'anno il premio Cultura 2019 è stato assegnato a Luigi Bonotto, definito mecenate, artista, imprenditore nazionale. Devo ancora salire sul palco, noi l'abbiamo incontrato proprio prima dell'inizio di questa cerimonia, si è detto grato del ringraziamento che la città ha voluto dargli con questo premio. Sono emozionato perché ho ricevuto la certificazione della comunità di Bassano per il lavoro che ho fatto in una vita intera, e cioè arte e industria, prodotto e cultura, e quindi mi sento onorato e anche commosso di questa certificazione che mi sta facendo la comunità di Bassano. A Bassano in tanti ci stiamo chiedendo quando potremo vedere quel famoso museo Bonotto che tanto attendiamo. Al più presto. La volontà della mia famiglia è di finire i lavori al più presto. Adesso avremo tra poco tutte le autorizzazioni e quindi ricominceremo. È un'emozione fortissima, veramente, non ce l'aspettavamo, per cui è stato un doppio piacere quando l'abbiamo saputo. Poi tra l'altro ci sono affiancati dei nomi così importanti in questa edizione e nelle precedenti, che ci rende estremamente orgogliose. Per noi lavorare a Bassano, portare il nome di Bassano in giro per l'Italia e anche per il mondo è un orgoglio profondo, veramente. Abbiamo sempre fatto per la nostra città perché ci piace tanto, è un posto bellissimo dove vivere e dove crescere i nostri figli. Il premio si dedica a qualcuno? Il premio si dedica alle nostre famiglie. Il premio Cultura Città di Bassano è stato assegnato appunto a Luigi Bonotto. Abbiamo visto invece la mia Veronica di Sorelle Manfrotto ricevere invece il premio Città di Bassano 2019. Non sono gli unici premi, al ministro Spagna, in questo sta parlando il presidente del gruppo dei soccorritori bassanesi, 5 infatti sono i premi. San Bassano, che l'amministrazione comunale ha voluto assegnare in questo 2019. Vediamo, scopriamo subito di chi si tratta. 5 i premi San Bassiano, i benemeriti che hanno ricevuto il premio in questa giornata di celebrazione. Maurizio Viscidi, oggi coordinatore nazionale delle giovanili di calcio. La motivazione? Una vita dedicata ai giovani, alle promesse, ai campioni. Un bassanese appassionato dello sport più amato d'Italia, testimone dei valori della nostra terra. Da calciatore, da allenatore, ha dettato uno stile costruito sul fair play, sull'educazione, sul rispetto per le regole e per gli avversari.
Al coro Giovani Voci Bassano, da oltre 30 anni una straordinaria realtà che unisce passione, entusiasmo, studio e cultura musicale, che ha scritto importanti pagine della storia cittadina. Al gruppo 8 Marzo, un coordinamento di associazioni che ha costruito in città e nel territorio una fitta rete di rapporti, creato ambienti dove ogni donna può sentirsi protetta e tutelata. Ancora premio all'Associazione Italiana Soccorritori, nata per trasmettere professionalità, conoscenza e impegno formativo alla cittadinanza, formando negli anni migliaia di persone pronte a intervenire in caso di emergenza sanitaria. Infine al coordinamento Bassano Emergenze, realtà nuova che mette al primo posto la tutela della città e del territorio, testimoniando così la capacità dei bassanesi di fare squadra e di operare insieme in ogni momento. Si susseguono sul palco i premiati, adesso si è il turno di Bassano Emergenze, come ho detto uno dei 5 premi San Bassano di questo 2019, ma la lunga giornata di cerimonia, di celebrazione del Santo Patrono, è iniziata ancora questa mattina alle 10 con la tradizionale messa preseguita dalla Vescovo di Vicenza, Monsignor Bellanio Pizzi. Gennaio 2019, San Bassano, una festa per premiare chi si è distinto nella cultura, nel sociale, nello sport, portando alto il nome di Bassano in tutto il mondo, ma soprattutto l'occasione perché l'intera città si fermi e rifletta. Un appello che arriva direttamente dal Vescovo di Vicenza, Monsignor Pizziol, che ha celebrato la messa al Duomo di Santa Maria in Colle. Bassano come città e come chiesa dell'incontro e del dialogo. Un incontro che deve avvenire a 360 gradi, cioè rivolto a tutte le persone in quanto persone, quindi soggetti di diritti, di tutti i diritti fondamentali e insieme anche dei doveri. E allora questo incontro, questo dialogo ha diverse dimensioni, c'è quello ordinario, feriale, c'è una seconda dimensione che è quello delle opere. Quando a un certo punto il fratello che sta vicino a me o che abita nello stesso condominio ha bisogno di qualcosa, io mi faccio prossimo e cerco di aiutarlo nella misura in cui ho la possibilità. C'è l'incontro delle istituzioni. Non è sempre facile questo dialogo. Ma no, il dialogo non è mai facile, già in famiglia, perché in famiglia, laddove i genitori si chiudono in se stessi, o il marito in se stesso e la moglie in se stessa, i figli in se stessi, non avviene il dialogo. Il dialogo sostanzialmente lancia ponti, il dialogo ha bisogno di avere un confronto che anche prevede il conflitto, ma un conflitto non sistemico o sistematico, un conflitto che porta al superamento e quindi all'individuazione di un'altra possibile punto di partenza. Torniamo in studio dopo l'esauriente pagina, grazie a Barbara Tudesco di tutto il racconto di San Bassano, ma torniamo, abbiamo approfittato appunto del Vescovo di Vicenza perché abbiamo dovuto assolutamente chiedergli cosa ne pensasse della vicenda dell'imprenditore bassanese che ha assunto la persona che gli aveva riportato il suo portafoglio. Sono stato felicemente sorpreso e benevolmente sorpreso da questa iniziativa, e se si va a esaminare in fondo perché l'imprenditore lo ha assunto, perché dal suo punto di vista, io lo condivido, dice: mi sono trovato di fronte a una persona onesta. Così il Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, commentando la bella storia che ha interessato un cittadino di origine marocchina residente a Cartigliano, che lo ricorderete ha trovato un portamonete pieno di soldi e l'ha consegnato al sindaco. Il proprietario, l'imprenditore Bernardo Fingo, non ci ha pensato due volte e ha offerto un lavoro all'uomo premiando la sua buona fede e, come ha sottolineato anche il Vescovo Pizziol, la sua onestà. Ma come sempre c'è chi vede solo il lato negativo e sui social si è scatenata la polemica legata soprattutto alla provenienza del protagonista di questa vicenda, parole anche pesanti commentate dagli amici di Facebook, acuite, pollice all'insù dei leoni da tastiera che vanno in un'unica direzione, quella del muro, della barricata, della paura del diverso, e Monsignor Pizziol su questo è stato lapidario. Non ha guardato il colore, l'appartenenza, e allora io ho bisogno, mentre magari ci potrebbero essere anche altri assunti di colore diverso, magari quello simile al nostro, che non hanno questa caratteristica dell'onestà, e allora la differenza qual è? Qual è la discriminazione? È il colore di pelle o chi è più o meno, diciamo così, sincero, onesto nei confronti degli altri?
le emozioni del calcio, quello vero, che è quello poi del territorio, per il Bassano 1903, ma anche per il Castigliano, è il momento di consumare una vendetta sportiva, naturalmente, contro chi li aveva sconfitti all'andata. L'infortunio rimediato domenica a Piombino-Dese costringerà Meneghetti a tornare di nuovo in tribuna. Una tegola in più sulla difesa giallorossa, già bollata dall'assenza di Bonaguro, squalificato per un turno. Mister Maino, non ci sono dubbi, starà già lavorando alla quadratura del cerchio per scongiurare brutte sorprese nel match contro l'Union RSV. I trevigiani oggi occupano l'ottava piazza della classifica a quota 25 punti, ben 13 in meno dei giallorossi, e all'andata hanno rifilato ai bassanesi una sconfitta che in via Piave brucia ancora. Sfida casalinga anche per il Cartigliano, che vorrà riscattare la sconfitta contro il Chiarlins Musane di domenica e la batosta rimediata all'andata con il Bolzano, che in casa aveva travolto il bianco-blu per 4-0. C'è voglia di riscatto dunque in una domenica di calcio che si preannuncia ancora una volta ricca di emozioni. Per il secondo giorno consecutivo i lupi che stazionano in zona di Bassano colpiscono. Dopo San Michele i lupi tornano a colpire a Bassano. La vittima questa volta è un'asina gravida sbranata dal branco sulle alture di Rubbio. I fatti risalgono la notte tra mercoledì e giovedì, quando i proprietari dell'animale si sono trovati di fronte ai resti dell'asina uccisa. Da quanto riferito dai residenti, il branco sarebbe tornato in zona anche la notte successiva. A Rubbio adesso sono in molti a temere per il loro bestiame. E questo grazie alle vostre segnalazioni sempre puntuali. Ricordiamo che potete continuare a segnalarci, anzi dovete segnalarci le cose che non vanno, per esempio dal punto di vista delle TG linea aperta, con il degrado urbanistico, quello che non va, insomma quello che fisicamente vedete non essere a posto nella città e nella zona della pedemontana. Dite tranquillamente la vostra, sia sms, sia fax, sia scrivendo a redazione @reteveneta.it. Noi come sempre arriviamo con le nostre telecamere. E parliamo di boschi, torneranno i boschi esattamente come torneranno i prati, era il film di Olmi sull'altopiano d'Asiago, e ancora una volta Bassano solidale per i boschi di Enego. Sì, bisogna ricordare, non bisogna mai dimenticare, però bisogna guardare avanti. A parlare il vice sindaco di Enego, il comune dell'Altopiano maggiormente colpito dal maltempo di fine ottobre ed oggi alle prese con il ripristino di un ambiente devastato da un evento mai visto prima. Alcuni boschi sono stati ripuliti, cioè dove cadevano sulle piste di fondo, perché ci dovevamo preparare nell'eventualità di una nevicata a liberare almeno i percorsi, perché viviamo anche di quello, è la nostra economia. Per il resto si stanno facendo le famose aste per riuscire ad affidare i vari lotti di legname e per ripulire queste zone. Non solo boschi però, il comune di Enego chiede ora un aiuto concreto anche per le sue infrastrutture. Il nostro grossissimo problema sarà ripristinare le strade, perché si calcola che ci saranno decine di migliaia di camion che nei prossimi anni transiteranno per le nostre strade di montagna, per cui vi lascio immaginare che cosa vuol dire, proprio a livello anche pratico, perché queste strade riusciranno a tenere questo carico? Enego insomma ha bisogno di una mano, Bassano è pronta a rispondere. Un aiuto concreto è già arrivato dal bilancio comunale, 15.000 euro quanto stanziato, oltre ai 25.000 assegnati alla montagna di Asiago. Il prossimo obiettivo è raccogliere altri 20.000 euro con una serie di iniziative riunite sotto il motto Torneranno i boschi. Domenica in Piazza Libertà i ristoratori bassanesi prepareranno una zuppa, al teatro Raimondini andrà in scena il musical Air Spray. In entrambi i casi il ricavato andrà per un progetto ben preciso. Sarà il parco di Val di Capitano, per cui è anche un invito ai bambini che passeranno in futuro, alla gente che passerà per Val di Capitano, a ricordarsi che i disastri ambientali bisogna prevenirli, questo sì, bisogna avere in mente che dobbiamo un po' vivere un po' meglio. Per la TV dei ragazzi parliamo di sfilate con stilisti junior. Ciao a tutti, ci troviamo presso la scuola superiore Scotton di Breganze per assistere a una vera e propria sfilata di moda organizzata dagli studenti. Entriamo a vedere. Com'è nata l'idea di questa sfilata?
Abbiamo voluto prendere diversi, cioè ognuno aveva delle curiosità riguardo a diversi paesi e ha voluto approfondire delle curiosità, delle tradizioni del paese per poi riportarle negli abiti. Tempo vi state preparando? Che abbiamo lavorato tutta quest'estate buttando giù idee e schizzi e poi a settembre abbiamo iniziato. Da dove prendete le ispirazioni per i modelli da realizzare? Allora, dipende da che tema abbiamo per questa sfilata. Solitamente facciamo una ricerca che può essere storica oppure di immagini. Da queste immagini che raccogliamo da riviste, da internet o comunque da magari dei social network, riusciamo in questo modo a prendere le ispirazioni. Confezioni i vestiti? I vestiti vengono confezionati da noi, prima c'è uno studio progettuale, quindi che riguarda il disegno e i bozzetti, e successivamente c'è uno studio di modellistica e per finire la confezione totale, quindi dell'abito completo. Grazie ragazzi per la vostra collaborazione e complimenti per la bellissima iniziativa. Noi ci vediamo sabato prossimo, continuate a seguirci. Ciao! C'è indubbiamente apprensione a Vigonza perché c'è molta concitazione, si sta muovendo qualcosa per quanto riguarda le informazioni sul sequestro di Luca Tacchetto e della sua compagna e soprattutto c'è la certezza, questo lo certifica la procura, che si tratti di un sequestro di persona. Non mi sento di dire che sono morti, questo sì. Non ha mai creduto alla morte di Luca Nunzio Tacchetto, neanche in quei giorni terribili in cui sulla misteriosa scomparsa in Burkina Faso del figlio e della sua compagna di viaggio, la canadese Edith Blaise, il silenzio era assordante. Ora l'ipotesi del rapimento dei due giovani, seppur non confermata ufficialmente, appare estremamente probabile. Anzi, secondo alcune fonti, sarebbero già arrivate richieste di rilascio di cui le autorità italiane e canadesi stanno valutando l'attendibilità. Una conferma indiretta arriverebbe anche dalla Procura di Roma, competente per gli italiani all'estero, che in un primo momento aveva aperto il procedimento senza indagati o ipotesi di reato e che ora starebbe procedendo, secondo l'ANSA, per il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo. L'impressione che sulla scomparsa dei due giovani ci potessero essere novità era stata avvalorata dall'uscita del primo ministro canadese Justin Trudeau, che aveva dichiarato pubblicamente come, secondo le sue informazioni, Edith Blaise sia viva. La cosa più probabile, ha confermato Nunzio Tacchetto, è che Luca sia stato rapito per fini politici o economici. L'unità di crisi da Farnesina sta seguendo il caso con la massima attenzione, in costante contatto con i familiari del ragazzo, ma al momento, si sottolinea, è necessario mantenere il massimo riserbo. Un riserbo chiesto anche dalla famiglia Tacchetto, come confermato dal sindaco di Vigonza, Innocente Marangon. È stato deciso di sospendere ogni iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà, proprio come ha chiesto la famiglia, ha concluso il primo cittadino. Proprio in queste ore era stata annunciata una fiaccolata per le vie del paese, fissata dal parroco di Pianiga Don Alberto Baldan per martedì prossimo e per la partita di calcio di Serie B Padova e la Las Verona di domenica, la discesa in campo dei biancoscudati prima del fischio d'inizio con una maglietta che riporta la frase Luca ed Edith, Padova vi aspetta. TG Bassano naturalmente in gran parte dedicato alla giornata di San Bassiano si chiude qui, vi ringraziamo ma c'è anche il tempo per dare un'occhiata al meteo. Affidati a Punto Acustico. Da oltre 20 anni si prende cura del tuo udito.
Le previsioni per domani. Cielo da sereno a poco nuvoloso, senza precipitazioni. Le temperature subiranno un contenuto rialzo in quota, specie riguardo ai valori massimi. Nelle valli, contenute variazioni di carattere locale e in pianura per lo più in lieve calo. Controlli gratuiti, soluzioni personalizzate e protesi di ultima generazione altamente tecnologiche. Scegli di sentire bene. Scegli Punto Acustico a Bassano.